e poi abbiamo il nostro candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, cioè Marcello De Vito, e abbiamo poi Andrea Colletti, che è membro della Commissione Giustizia della Camera e della Giunta per le autorizzazioni. Siamo qui perché ci dobbiamo interrogare su qual è la ragione per la quale sia la destra che la sinistra hanno fallito sul piano della sicurezza a Roma. Questa non è un'affermazione, diciamo, personale, i fatti lo dimostrano, lo dimostra soprattutto la circostanza che l'attuale sindaco, il sindaco uscente, allora fu nominato, ebbe il favore degli elettori proprio grazie alla sicurezza. Da quello che noi percepiamo anche come cittadini, non solo come persone che assolvono un altro ruolo istituzionale qualcuno oppure un ruolo della società altri, noi percepiamo tranquillamente che purtroppo a Roma non c'è sicurezza. Mi fermo solo un attimo per fare un esempio. Vicino a casa di mia suocera ci sono 3 clandestini che da un mese dormono per la strada come a Calcutta e non c'è stato verso polizia, carabinieri, di risolvere questo problema, che lo Stato può decidere di prendere provvedimenti di espulsione oppure dare un tetto a qualcuno. Quello che non può fare è quello che sta facendo questo attuale sindaco, quello di lasciare tutto il peso della sicurezza sulle spalle dei cittadini. Va bene, ci sono i clandestini sotto casa, va bene, fai tu, vedi tu. Ecco, professore, io darei a lei per primo la parola. Dal suo osservatorio, un osservatorio che parte da lontano, ecco, da questo punto di vista, Roma a che punto è? E soprattutto, diciamo, a che punto è rispetto alla sua Roma, una Roma, diciamo, di qualche decennio fa? Sì, io anzitutto voglio chiarire che sono venuto qui convinto di questa scelta, proprio perché ritengo che il candidato di 5 Stelle sia il candidato che più di tutti gli altri possa garantire a me, cittadino di Roma, alcuni servizi, diciamo, pubblici di cui io sento il bisogno come cittadino. Ovviamente io sono un cittadino di Roma perché vivo a Roma dal 1970, però sono originario di una zona ad alta densità mafiosa e camorristica, che è la zona di Comorra, quindi del Casertano, quindi conosco che cosa significa vivere in un ambiente degradato. E quello che si è verificato a Roma è proprio un progressivo degrado dal 1970 fino ad oggi. Degrado che parte soprattutto dall'amministrazione pubblica, perché è inutile, una parte di queste scoperte le ho fatte con un magistrato quando mi sono occupato dell'infiltrazione della mafia a Roma, nella regione e nel comune, e anche nella magistratura negli anni 70. Addirittura furono arrestati dei magistrati che erano contaminati da alcuni mafiosi venuti a Roma, badalamenti, mandati al soggiorno obbligato. Io la prendo, diciamo, dalla lontana, perché questo fenomeno della infiltrazione poi si è aggravato, perché prima c'era soprattutto la mafia, poi insieme alla mafia è venuta la camorra e soprattutto è venuta l'andrangheta, che ha investito in molti luoghi di Roma, acquistando addirittura, voi lo sapete meglio di me, degli esercizi pubblici famosi, eccetera. Ora, il problema della sicurezza è un problema che riguarda sia la sicurezza di tutti i giorni, cioè dei cittadini, che è importantissimo, perché il diritto alla sicurezza è un diritto inviolabile dell'uomo, è uno dei diritti garantiti dall'articolo 2 della Costituzione. E però riguarda anche la grande criminalità, cioè non è pensabile di fare una lotta anche per il sindaco di garantire la sicurezza se manca il presupposto che vi sia un'amministrazione non all'altezza. Oggi, leggendo i giornali, avendo letto che
ci sono delle società partecipate in cui c'è la spartizione dei posti fra destra e sinistra, PD e PDL, eccetera, si ha l'idea precisa di come non c'è mai stata una maggioranza e l'opposizione, ma tutti dividevano la torta. Allora, questa è una cosa che deve finire. Io voglio un sindaco che deve affrontare dei problemi immani, non sono problemi di poco momento, però deve avere anche il coraggio di operare all'interno dell'amministrazione comunale per fare in modo che vi sia un'amministrazione trasparente, perché non è pensabile che si possa garantire la sicurezza da parte di chi viola la legge, per esempio. Se le contravvenzioni vengono cancellate da parte dei vigili urbani, delle amministrazioni comunali, cioè, ma come si può pensare che queste possono garantire la sicurezza dal punto di vista, diciamo, locale? È impossibile. Così pure le società partecipate. Le società partecipate sono soggetti fuori da ogni controllo, e a Roma sono un vero e proprio cancro. Perché? Perché significano sperpero di denaro pubblico e significano quindi una impossibilità di governare in maniera trasparente. Ora, le società partecipate, oggi sarà scritto sul giornale, sono un fenomeno che riguarda spartizione fra destra e sinistra. E quindi rispondo alla domanda, quindi questo è quello che bisognerebbe fare. Finora non è stato fatto perché l'amministrazione non è in grado di fare, cioè l'amministrazione Alemanno si è preoccupato esclusivamente di aumentare i consensi attraverso operazioni di clientela quindi a questo punto io mi fido del Movimento 5 Stelle, nel senso che penso che questo sia un movimento che è del sindaco candidato, indipendentemente dal fatto che ce la facciamo o non ce la facciamo, però credo che sia giusto tentare. Ecco, io credo che i fatti le diano ragione, perché proprio sulla trasparenza il Movimento 5 Stelle e il candidato sindaco di Roma hanno un'attenzione molto particolare. Ecco, e proprio da questo punto di vista vorrei che il candidato sindaco ci dicesse, diciamo, quali sono le cose che ha in mente riguardo a questo tema. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio il Presidente per il suo intervento e per l'attestato che fa al Movimento 5 Stelle. Condivido quello che dice, al di là di applicare le norme che comunque ci sono, bisogna proprio cambiare la mentalità nell'amministrazione, portare veramente una ventata di trasparenza e onestà. Come fare? Innanzitutto abbiamo parlato prima della legge anticorruzione, c'è una legge anticorruzione e il sindaco l'organo di indirizzo deve nominare un responsabile della prevenzione alla corruzione. Il sindaco avrebbe dovuto farlo entro il 31 marzo di quest'anno, non l'ha fatto, quindi prima di tutto faremo questo, ma soprattutto, come diceva il Presidente, opereremo un controllo su queste società municipalizzate. Come mai sono una tale fucina di costi e sprechi? Come mai ATAC perde e brucia 600 milioni in 3 anni, meno 300 nel 2010, meno 179 nel 2011, meno 156 si chiude il bilancio di quest'anno? Perché nonostante questo paga dei dirigenti complessivamente 15 milioni di euro, assicurando dei bonus per una parte delle loro prestazioni nonostante queste società siano in perdita? Perché esternalizza decine di milioni di euro di lavori di manutenzione, se al suo interno tra gli 11.870 dipendenti ha tra i 500 e gli 800 manutentori? Quindi io credo che volere è potere, probabilmente sarà un lavoro molto lungo, però dobbiamo andare a fare delle verifiche qui, perché è qui che ci sono le pieghe, è qui che ci sono i risvolti con cui viene favorito questo o quello. Quindi la nostra intenzione è di non applicare più innanzitutto questa politica dello spoil system, per cui chi vince nomina i suoi. Questa è stata una pratica indegna che purtroppo è diffusa, ma la scelta dei manager e della testa è una cosa fondamentale. Questa è una cosa su cui il sindaco Alemanno
possibilità, perché senza fare nomi, no? L'abbiamo letto tutti sui giornali, mettere 7 persone tra indagati o già condannati addirittura in ruoli apicali configura una responsabilità politica grave, quindi è questo che dovremmo evitare di fare, la scelta di quei nomi sarà basilare, non è detto che andremo a rimuovere, ma opereremo secondo criteri più che politici, secondo criteri di merito. Idem riguardo alle assunzioni, come mai ATAC in questi anni o AMA hanno assunto 1000 persone ciascuno senza procedere con criteri dall'evidenza pubblica? Quindi le assunzioni vanno fatte, probabilmente in ATAC non servivano, perché una società che ha 11.800 dipendenti ha solo 5.800 autisti, il rapporto dovrebbe essere 1 a 20 autisti amministrativi, quindi ecco, in questi numeri, in queste anomalie si nascondono gli sprechi e i regali, chiamiamoli così, della politica, quindi sarà un lavoro fatto in questo senso, un lavoro basato sulla trasparenza, sui criteri dell'evidenza pubblica e sul merito, anche in materia di sicurezza. Alemano aveva puntato la sua sfida su questo, anche qui ha fallito, Roma non è una città più sicura, perché nel 2011 è stata la capitale europea degli omicidi, anche quest'anno il numero è altissimo, siamo 15 rispetto alla media di 20, e anche i dati che diffonde sui cartelloni non sono veritieri, un meno 14% di querele, non di reati. Parlavo anche con i corpi di polizia, dice perché molte persone non fanno querela, quindi rinunciano ad avere giustizia, questo dico sempre, non è un risultato, una sconfitta, quindi bisogna lavorare su questi corpi, abbiamo previsto di fare una riforma, hanno previsto dei poliziotti, dei carabinieri che stanno all'interno del movimento, soprattutto dovremmo lavorare sul corpo di polizia municipale, perché poi si sbandierano tanti slogan, abbiamo rimosso quel campo, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, però poi la polizia municipale è composta soltanto da 6.500 persone, che è un numero minimo se rispetto alla popolazione, se confrontato ad esempio il rapporto che ha Milano, mi sembra ne abbia quasi il triplo, quindi bisogna aumentare il numero, devono essere almeno 8.500, c'è già un concorso già finanziato, abbiamo anche visto che cosa sta succedendo riguardo a questo concorso, e sono anche privi delle basilari dotazioni rispetto a quelle di competenze, le competenze che hanno, soprattutto mi è stato tolto un provvedimento del precedente governo, quindi sostenuto tanto da PD quanto PDL, anche l'eco indennizzo. Quindi si fanno male sul lavoro e non vengono neppure risarciti, a differenza ad esempio dei carabinieri. Ovviamente sono anche un po' demotivati, io ne ho parlato con loro, certamente anche loro dovranno metterci più buona volontà. Di sicuro non deve succedere, ecco, che i vigili arrivino a cancellare le multe, che quindi chiunque abbia un minimo di potere, e questo è il punto, utilizzi e strumentalizzi questo potere. Quello che noi dobbiamo essere, a cominciare dall'alto, è essere appunto noi esempio di trasparenza e lavorare per portarla in tutti gli ambiti dell'amministrazione romana, come pure soprattutto delle società municipalizzate. Grazie. Grazie. Benito parla appunto di poteri. I poteri, diciamo, per quanto riguarda le leggi, naturalmente risiedono soprattutto in Parlamento, e qui ci può essere di grande aiuto il membro della Commissione Giustizia della Camera, il quale ci può dire se, diciamo, perlomeno da parte del Movimento, si faranno più sforzi di quanti siano fatti in passato per correlare l'apparato legislativo alle necessità correnti, per esempio delle metropoli che stanno, diciamo, vivendo un momento di evoluzione tale che ha bisogno assolutamente di un intervento legislativo che in qualche modo corregga, aiuti e difenda i cittadini rispetto a una trasformazione che in alcuni casi, prendiamo gli ultimi episodi di Milano, sembra che nessuno sia in grado di gestire. Ma innanzitutto ha ragione Marcello Studente quando diceva che l'esempio deve venire dall'alto. Noi ad esempio a Roma abbiamo un esempio del commissario sul debito che
era commissario a Roma, a Parma, che poi è un amico strettissimo, intimo di Tremonti, che è stato piazzato qua a Roma, che sta creando debito grazie al suo altissimo stipendio, senza che sembra non stia facendo quasi nulla, in realtà parliamo di Varazzani. Però il problema principale è appunto l'esempio che la politica deve dare su determinati ambiti. Spesso forze politiche hanno utilizzato il tema della sicurezza strumentalmente, ma in realtà hanno agito, non avevano alcun interesse politico nell'agire, nel reprimere o nel far sentire più sicuri i cittadini, proprio perché altrimenti non lo avrebbero potuto utilizzare nelle loro campagne elettorali. E vediamo Alemanno cosa ha fatto in questi 5 anni. Quindi noi dobbiamo avere una visione anche un po' disincantata di quello che dovrà essere il nostro agire politico in Parlamento, quindi valutare davvero cosa è necessario, non per la futura campagna elettorale, ma chiaramente per il benessere dei cittadini. Allora dobbiamo partire da diversi ambiti. Uno, come diceva Marcello, è l'ambito della pubblica amministrazione, e quindi sulla legge anticorruzione, che per carità ha delle specifiche positive per quanto riguarda la sua prima parte, però ha anche delle specifiche abbastanza negative, perché non è andata ad incidere molto in quello che dovrebbe essere fatto per tutelare la pubblica amministrazione stessa. E poi dobbiamo andare a verificare anche una tutela delle persone affese al reato. Negli ultimi anni abbiamo visto che vi è stata una dinamica per cui si è focalizzata l'attenzione in maniera garantista rispetto ad esempio al processo penale, e purtroppo questo ha portato avanti delle riforme che hanno penalizzato il celere processo penale, tutto ciò a detrimento ovviamente anche del tema della sicurezza, del tema della certezza della pena e del tema delle persone affette al reato. Spesso ci siamo magari troppo preoccupati degli imputati e imputati eccellenti piuttosto che delle vittime. Allora dobbiamo ripartire forse dalle vittime e da quello che si può fare affinché ci siano sempre meno vittime, e la prevenzione è il primo passo, perché ovviamente la repressione deve essere importante, ma senza prevenzione non si va da nessuna parte, e purtroppo anche l'ambiente che ci circonda influisce molto sul discorso della prevenzione. Dicevo prima la teoria dei vetri rotti, e purtroppo qui a Roma è l'ambiente che spesso aiuta il proliferare della microcriminalità e della criminalità organizzata. Diciamo ormai Roma, pur non vivendoci da molto, anzi da pochissimo, ma da quello che si sente è preda di bande criminali che vorremmo da fuori ma anche internamente. Anche basta vedere certi appoggi che l'amministrazione di Roma ha avuto da determinati soggetti che facciamo parte di bande criminali del passato magari. E quindi magari basterebbe anche vedere alcuni candidati al consiglio comunale, vari interessi che hanno, magari potremmo vedere una bella puntata di report su questo, magari su penso a Pedicino, esattamente, che purtroppo ci sono determinati ambiti che l'amministrazione ha lasciato completamente a degli interessi specifici, e interessi che purtroppo hanno portato a un decadimento della città, perché penso che nessuno possa dire che in questi 5 anni la città è migliorata dal punto di vista della sicurezza, e io parlo da persona che ascolta quello che dicono magari anche soprattutto elettori di destra, di centrodestra, che hanno puntato al modo del voto soprattutto per la sicurezza. La città è peggiorata totalmente in quanto a vivibilità, nelle periferie ma anche nel centro. E quindi ovviamente bisogna che si attui una sinergia tra le varie amministrazioni, tra politica, Parlamento, politica regionale e politica locale. Questa sinergia ovviamente deve tener conto delle varie realtà, e quindi deve tener conto del fatto che adesso c'è Roma come città metropolitana, con determinate competenze, per cui dovrebbero essere anche forse ampliate alcune competenze in tema anche di sicurezza e di tutela dell'ambiente sociale cittadino. Però per me è fondamentale che quando parliamo di sicurezza parliamo anche come deterrente di certezza della pena, e non si è mai parlato purtroppo di certezza della pena. È fondamentale rivedere tutta la questione della parte repressiva del codice penale, che abbiamo visto in determinati ambiti non ha assolutamente funzionato,
è un normale cittadino, un cittadino disperato che vede agire degli amministratori impunemente, perché deve essere onesto anche lui quando subisce dall'alto delle vessazioni? Allora davvero partiamo con la politica del buon esempio dall'alto. Partendo da quello, secondo me, secondo anche i miei colleghi, il buon esempio si può propagare come una piramide, facendolo scendere anche in tutta la società. Grazie. Lei naturalmente ha parlato di certezza della pena, quello che i cittadini si aspettano, in molti casi, soprattutto quei casi eclatanti, nessuno può dimenticare l'episodio di quel ragazzo di etnia rom che qualche anno fa uccise 4 persone che stavano sul muretto a chiacchierare tra di loro, 4 giovani, e poi lo hanno rivisto in un residence, in una terrazza, a prendere il sole, tranquillo e beato. Quindi, da questo punto di vista, professor Imposimato, insomma, l'Italia si dibatte da sempre su un desiderio di avere una giusta pena, ma poi al momento che questo avviene ci sono molte incertezze, molti dubbi, alcuni giustificati, altri forse eccessivi. È così? Guardi, la questione bisogna chiarirla bene, nel senso che sono d'accordo con il parlamentare della Commissione Giustizia, il sindaco deve interagire con la Commissione Giustizia, con i parlamentari di 5 Stelle, perché alcune cose solo il Parlamento le può fare. Noi abbiamo delle leggi sbagliate. Io posso dire che per quanto riguarda il codice penale, noi abbiamo un codice penale che risale al 1930, cioè praticamente con delle pene che sono assolutamente sfasate. Faccio un esempio: i reati di corruzione sono puniti meno gravemente dei reati di furto, oppure alcuni reati fondamentali sono stati eliminati, abrogati dal codice penale, come l'interesse privato in atto d'ufficio, che serviva a combattere il conflitto di interessi, nel senso che uno può avere 4-5 cose contemporaneamente, prima era punito, ora non è punito più. Lo stesso accattonaggio, che può sembrare una cosa di poco conto, invece è un fatto legato alla criminalità organizzata, perché ci stanno organizzazioni criminali che mandano in giro i propri affiliati e li sfruttano. Quindi bisogna ripristinare la legge contro l'accattonaggio, non perché uno non ha, ma perché non ha diciamo comprensione verso il pubblico, ma perché Roma è l'unica città d'Italia che vive questo dramma dell'accattonaggio, che sta diventando un vero e proprio cancro. Io sono stato a Londra, ma là non si vede nemmeno l'ombra di uno che sta in mezzo alla strada, eppure Londra, ma pure in altre città del nord. Allora, quindi bisogna fare delle leggi che siano adeguate e cambiare il codice penale. Ci sono state 4 commissioni che hanno cambiato il codice penale, ma una volta Berlusconi, una volta D'Alema, eccetera, eccetera, questo codice penale modificato non è mai stato cambiato, lo sa, no? Avvocato penalista. Quindi io credo che queste cose devono essere fatte d'accordo, in sintonia tra il sindaco di Roma Capitale e la Commissione Giustizia del Movimento 5 Stelle, e lottare la corruzione, che è un fatto cruciale di questa nostra città, che si può fare solo in un modo, attraverso prima di tutto l'introduzione del reato di interesse e delle pene elevate per la concussione, cose che sono state abbassate dal Severino ha abbassato le pene della concussione per favorire i concussori, che sono poi quelli che si prendono le mazzette attraverso il ritardo della concessione. Non solo, ma io ho presentato delle denunce a Roma contro alcuni personaggi come Mancini, mi pare che si chiama Riccardo, Roberto,
per delle operazioni di speculazione che stanno facendo o che vogliono fare all'euro, con l'appoggio del comune. Allora io sono andato dal magistrato a parlare di questo. Questo, voglio dire, si prospetta il pericolo che in alcune zone di Roma destinate al verde entri in campo ancora una volta Caltagirone, che ormai ci affligge da decenni, per distruggere quel poco di vivibilità che ci è rimasto. Quindi, allora, vede che il sindaco andrà ad affrontare queste questioni che riguardano proprio la diffusione della speculazione edilizia fatta da Caltagirone, che io ho citato nel libro Corruzione ad alta velocità attraverso le sue società, eccetera. E quindi bisogna affrontare questi problemi. Là c'è stato questo amministratore del Ventero, questo Mancini, questo deve essere sostituito subito, ma c'ha già i mandati di cattura con un'apparizione, eccetera, eccetera. Quindi non è solo un problema. Ha detto che restituisce la tangente. Che restituisce una piazza di 50.000 tangenti. Lui ha preso milioni di tangenti, quindi quella scoperta. Lui dice quelle che è stata scoperta. Non è quelle, non quelle altre. Sì. Ma lui deve fare i nomi. Lo dicevo ironicamente. No, lo so. Quindi, cioè, voglio dire, questo è il problema. Quindi che bisogna che il sindaco, in sintonia con il potere legislativo, cioè avete fatto bene a tenere qui un parlamentare della Commissione Giustizia, perché alcune leggi le può fare il Parlamento, lo può fare il sindaco. La legge sull'accattonaggio e soprattutto anche tutte le altre leggi che riguardano le società partecipate, il controllo delle società partecipate, che devono essere sottoposte al controllo della Corte dei Conti, perché non è possibile che questi assumano a piacimento migliaia di persone che poi sono tutte elettori, quindi sono tutte persone potenzialmente, sicuramente possono realizzare. Quindi queste cose le dobbiamo fare. Benissimo, tra le cose da fare, io credo che il futuro sindaco di Roma ne dovrà affrontare una, perché sta diventando un'emergenza, diciamo, se è possibile dirlo, più emergente che mai. Questa è una città che vive di turismo, ormai praticamente moltissime aziende hanno chiuso, poli che prima erano, diciamo, anche all'avanguardia, penso al polo dell'informatica a Pomezia, al polo farmaceutico, sempre a Pomezia, praticamente scomparso questo tipo di attività, e quindi la città è sempre più si rivolge al turismo come una delle poche strade da perseguire per creare lavoro e dare una svolta a questa città. Ma il turismo è legato strettamente alla sicurezza, a una sicurezza, diciamo, di minore grandezza, ma solo dal punto di vista, come posso dire, fosse possibile quantificarlo, alla microcriminalità. La microcriminalità a Roma è un vero danno alla città, non solo un danno di immagine. Il turista che ieri è stato, diciamo, picconato dal solito sbandato, ma il fatto è che la città è troppo invasa da sbandati. Io ho fatto giornalista al Messaggero, non c'era Caltagirone, per quasi 15 anni. Quindi credo che questa città, diciamo, di questa città ne conosco parecchio. Il tipo, proprio quello che avverto, perché non ho numeri a disposizione, quello che avverto, proprio fisicamente, cioè stamattina io ho visto un ragazzo africano nel centro di Roma tirarsi giù i pantaloni e fare la pipì. Nel centro di Roma. Diceva, beh, no, non era un ragazzo matto, era un ragazzo. Lui ritiene che si può fare. Questo è il punto. Io l'ho fermato, ho detto, non lo puoi fare, vai in un bar. Ma io ho rischiato, perché se quello si fosse, diciamo, rivoltato, sono sicuro non ci sarebbe stato nessuno che l'avrebbe dato una mano rispetto a uno che magari c'ha un coltello o qualcosa, o comunque non ha nulla da perdere. Ecco, De Vito, questo quella della microcriminalità è un dato importante. Allora, anche diciamo, abusando di un dato che è stato utilizzato in passato, qui c'è da decidere se si vuole fare o no
la tolleranza zero. Beh, ha citato il turismo, cosa basilare per Roma. Diciamo che dovrebbe essere la prima risorsa per questa città. Eppure retrocediamo nelle graduatorie, le città del mondo che stanno superando una dopo l'altra. La scorsa settimana siamo passati al 18° posto e ci ha superato Istanbul. E ci sono città che hanno il triplo dei nostri turisti, questo è chiaro. Presuppone un'azione su tanti fronti, miglioramento della mobilità, per esempio Roma è anche una città molto, molto trafficata, quindi stiamo studiando, abbiamo un programma anche per quello, la manutenzione del centro storico, perché poi è quello che diceva anche lui, no? La teoria del vetro rotto, se si trova un vetro rotto tutti si sentono legittimati a stare nel disordine, se mantieni il decoro, probabilmente il fatto di trovare una città più ordinata fa sì che tutti la rispettino. Poi certamente anche quello che dicevi, l'abusivismo e la sicurezza, è impossibile che a Piede Scorso ci siano bancarelle abusive, che peraltro poi si riverberano in un danno anche per il fatturato dei commercianti, che cala di circa il 30%, è stato stimato. Nel 2012 hanno chiuso 7.000 esercizi di commerciali a Roma. Sì, io penso, quello che ti ho detto prima, si sono verificate queste cose anche perché sono state tollerate, come pure parlavi di sicurezza, di microcriminalità e anche le politiche di ghettizzazione che ha fatto il sindaco Alemanno, che sono più che altro uno sponsor, no? Alla fine non hanno fatto altro che aumentare appunto la microcriminalità, lo vedo, perché io le metropolitane le prendo, vedo quello che succede, quindi sì, su questo io penso che si possa fare, non vedo perché ci debbano stare le bancarelle nella via principale di Roma, se ci sono state perché sono state tollerate. Quindi agire, quando dicevamo prima di riformare il corpo di polizia municipale, alludevamo proprio a questo, quindi un maggior controllo sulle strade, un maggior presidio. Ci sono in alcune strade, non si sa perché, tipo via Levadia, questo fenomeno è stato, no? Viene evitato, diciamo così. Quindi si tratta di aumentare il controllo e di attuare anche una politica, visto che noi siamo per la legalità, può sembrare brutto dirlo, però regressiva rispetto a questi aspetti. Ecco, io vorrei chiedere a Colletti, il Presidente ha parlato per esempio di alcuni provvedimenti che potrebbero dare una svolta perlomeno ad alcune situazioni, per esempio ha parlato del ripristino del reato di interesse privato in atto d'ufficio. Interesse privato in atto d'ufficio, ma e anche di un'altra cosa, che lo posso spiegare, che riguarda il fenomeno del femminicidio e dello stalking. Noi abbiamo un'assurdità nella legge, quindi è una richiesta che vi faccio formalmente, cioè lo stalking, che è l'anticamera del femminicidio, cioè la donna che viene perseguitata e poi alla fine, senza che nessuno intervenga, viene uccisa. Questo fatto è punito come un reato perseguibile a querela, che è un assurdo, cioè un reato di tale straordinaria gravità che può sembrare una sciocchezza formale, invece è un fatto sostanziale. Per essere perseguita a querela un reato di questo genere significa imporre alla vittima di fare la querela. Se non lo fa la vittima non si può procedere. Che succede? Che la vittima, essendo intimidita dal persecutore, non la fa la querela. E allora bisognerebbe fare di questo reato, come per tutti i reati gravi, un reato di ufficio, in modo che chiunque, anche una persona che abita di fronte, un amico, un parente, un genitore, una persona di passaggio che sa di questa cosa, possa fare questa cosa. L'ho detto 70 volte in televisione, non per mai stato fatto. Chiediamo questa cosa, secondo me, bisogna subito, perché il maltrattamento in famiglia è punito di ufficio, invece lo stalking è punito con una pena sbagliata nel minimo per 6 mesi. E quest'altra cosa, bisogna elevare il minimo in modo da dare la possibilità al poliziotto di poter fermare l'autore della persecuzione senza bisogno di chiedere l'autorizzazione al magistrato. Quindi queste due modifiche legislative, almeno fare
questa proposta di legge, per fare in modo che questo fenomeno gravissimo possa essere contrastato. Ecco, io chiederei proprio a Colletti se si sente, diciamo, di condividere questo tipo di atteggiamento e di come dire, attivarsi per presentare delle proposte di legge, un disegno di legge. Alla fine noi parlamentari del Movimento 5 Stelle siamo qui apposta per ascoltare chi è più capace di noi, chi ha più esperienza, e poi per portare avanti determinate proposte, quindi è questo il nostro lavoro, cioè noi non siamo tuttologi, non dobbiamo insegnare noi agli altri quello che facciamo, ma dobbiamo prendere il meglio dagli altri e cercare di portarlo avanti. Sullo stalking, sì, è un appunto decisamente interessante, e diciamo che lo porterò avanti decisamente, quindi magari già da una o due settimane proveremo a mettere una proposta di legge, anche perché noi siamo anche in ratifica della Convenzione di Istanbul sui diritti delle donne e quant'altro, quindi può essere interessante anche porlo almeno come questione iniziale con gli altri gruppi, perché ovviamente noi essendo opposizione purtroppo ci faranno portare avanti poche battaglie, quindi dobbiamo cercare per forze di cose su determinati temi la massima condivisione. Sì, sì, ma dobbiamo stanarli su certe cose. In questo caso, ad esempio, nel reato di stalking spesso però vedo che vi è anche un problema di gestione delle denunce, ma anche di gestione della comunicazione tra i vari settori della pubblica amministrazione, quanto può essere polizia, carabinieri, prefettura, ma volendo anche servizi sociali del comune, che dovrebbero collaborare di più, perché solo collaborando di più si può cercare di limitare questo fenomeno, perché spesso sono dei settori che non comunicano. In realtà devono essere in perenne comunicazione, perché non può esistere che la polizia non conosce determinate situazioni che provengono dal servizio sociale del comune, ad esempio. Questo però sono più che problemi legislativi, sono problemi gestionali quasi, perché spesso si è avuta la sensazione di una gelosia dei vari apparati nel trattare unilateralmente determinate tematiche. E invece dobbiamo capire che magari certe tematiche vanno trattate tutte insieme ed è l'unico modo per cercare di risolverle. Poi per quanto riguarda l'interesse privato, in realtà uno dei problemi dell'attuale legge è ad esempio la concussione. Notizia di oggi che ad esempio Penati non ha rinunciato alla protezione sulla concussione per induzione, come aveva detto. La legge è stata fatta per lui. Esatto, sdoppiata per la destra e per la sinistra. Esatto, quindi uno dei nostri obiettivi è sicuramente un inasprimento sia delle pene dei minimi che dei massimi della pena edittale, soprattutto anche un allargamento al coloro che svolgono non solo pubblici ufficiali, ma allargare a tutti coloro che svolgono servizi di pubblica utilità e quindi anche partecipate o Enel, Eni e quant'altro, che non possono essere vincolati alla nozione di pubblico ufficiale, e quindi l'allargamento di questo reato si fa decisamente necessario. Ma soprattutto dobbiamo lavorare su un fatto drammatico della giustizia penale, anche qualora si vada a un'indagine su corruttivi di concussione, purtroppo è molto difficile arrivare fino a una sentenza definitiva, e questo perché quando si tratta di arrivare a una sentenza definitiva su casi di corruzione o reati di colletti bianchi della pubblica amministrazione, è molto difficile arrivare fino a una sentenza definitiva in Cassazione, perché c'è sempre la tagliola della prescrizione che incombe. E quindi uno degli obiettivi, una delle nostre proposte di legge che presenteremo la prossima settimana sarà soprattutto sulla prescrizione. In questo modo limiteremo anche l'utilizzo di tecniche dilatorie all'interno del processo da parte degli avvocati e delle difese, così che davvero vi sarà certezza della pena. Questo lo stiamo studiando, la prossima settimana dovremo presentare un progetto di legge organico per cancellare la legge ex Cirielli e quindi riformare tutto l'istituto, che poi è un istituto che va a detrimento della bontà dell'azione penale, perché si perde tempo, si perdono risorse dietro reati che purtroppo poi non possono essere colpiti.
Io la lascerei, non toccherei questo problema dell'obbligatorietà dell'azione. No, no, non l'obbligatorietà, la prescrizione, solo la prescrizione processuale. Poi, per quanto riguarda l'accattonaggio e queste problematiche, in realtà, vabbè, sull'accattonaggio vi è un problema anche di giurisprudenza costituzionale e di offensività del reato, che spesso è stato visto l'accattonaggio è stato tolto proprio perché non vi era l'offensività del reato e quindi il reato di accattonaggio non poteva esistere come reato repressivo. Il problema è più un problema di sfruttamento dell'accattonaggio e quindi noi dobbiamo puntare sullo sfruttamento, perché purtroppo sappiamo che sì, certo, noi dobbiamo agire su questo sfruttamento, poi dei bambini che vengono sfruttati, quello è previsto, ma purtroppo spesso si fanno orecchie da mercante quando si verificano certe situazioni, perché forse fa comodo non guardare e non agire, e in questo devono operare maggiormente chi è più vicino al cittadino, quindi vigili urbani, poliziotti di quartiere e quant'altro, perché è necessaria la loro collaborazione per eliminare questi traffici, perché poi ovviamente sono traffici di persone, perché fanno venire clandestinamente delle persone qui per poterli sfruttare in determinati ambiti purtroppo delinquenziali. Quindi dobbiamo capire che queste persone sono sfruttate, sono vittime anch'esse, non solo delle persone che commettono reati, ma sono forse le prime vittime. E allora dobbiamo vedere anche questo punto di vista. Dobbiamo stroncare coloro che sfruttano queste vittime. Da quello che ho sentito dire, il professor Cosimato è proprio questa che lei ha indicato adesso, la posizione del professore, cioè quella di spingere non tanto sull'accattonaggio, ma sull'induzione alla schiavitù. Poi, per quanto riguarda diciamo il tema dell'immigrazione, lì c'è una discrasia tra quello che è previsto anche dalla legge e quello che si fa. Cioè, non a caso se lei va a Londra non trova quello che trova a Roma, perché evidentemente qualcuno opera, perché questo non avvenga. Non è che... In più, io ho l'impressione, anzi una volta l'ho avuta proprio toccando con mano a Bucarest, parlando con il ministro del lavoro della Romania, così casualmente a tavola, gli ho chiesto: beh, come va da voi il problema dei nomadi? E lui mi ha risposto: dei nomadi? Dobbiamo andare tutti da voi. Me l'ho detto scherzando, ma questa sensazione che si possa venire in Italia, in una città come Roma, proprio perché qui ci sono meno difese, questo è un sentimento diffuso. Ecco, secondo lei, da questo punto di vista, alcune... Io vorrei sentire il sindaco, ma vedo che sta... Allora, vogliamo lasciare al sindaco due parole di conclusione e poi noi concluderemo la nostra... Beh, innanzitutto scusate che devo andare via per un'intervista, volevo ringraziare il Presidente per... questo è un problema grave a Roma, ci sono molto campinomani, si fanno spesso... come abbiamo detto, politiche propagandistiche degli sgomberi, quando sappiamo che per la normativa europea devono essere sistemati e ritrasferiti nello stesso comune. In Spagna hanno 8 volte anche i Rom e Sinti, il numero pari 8 volte a prima di noi, e tuttavia non hanno dei campi nobili, quindi dobbiamo l'integrazione, che sia il futuro di questa società, considerando insomma il numero e l'afflusso che c'è. Abbiamo fatto un programma anche per questo, abbiamo fatto collaborando con le associazioni che stanno seguendo questa problematica a Roma, e inizieremo a farlo in maniera selettiva, chiaramente apparendoci anche di queste associazioni che comunque hanno delle persone appunto che conoscono anche quelle comunità, parlano comunque la loro lingua, provengono comunque da quelle zone, e questo anche per fare una selezione, diciamo così, quindi per fare un'integrazione di via selettiva, non si potrà fare in tutti i casi, comunque ci avvieremo verso quel tipo di politica.
Grazie a tutti, buonasera. Ecco, io vorrei concludere con questa propria domanda riguardo il tipo di atteggiamento nei confronti dell'immigrazione, quella che poi in modo particolare si riversa sulle città in modo indiscriminato. Ecco, secondo lei c'è la possibilità di trovare una soluzione oppure ci dobbiamo rassegnare? No, rassegnare no. Bisogna tenere conto che quello che ha detto il sindaco è perfetto. Lui ha capito, quindi sono ancora più convinto, considerate che è una persona molto in gamba, ma non per fare un complimento, ma perché il problema dell'immigrazione va affrontato tenendo conto di quelle che sono le norme europee e le norme della Costituzione. Prima di tutto dobbiamo sapere che l'articolo 10 della Costituzione garantisce l'asilo politico, prima di tutto. Quindi questo è un diritto che purtroppo perché dobbiamo tenere. Ma probabilmente garantisce pure a Londra. E come mai? Ma io non ho detto dobbiamo tenere conto di questo. Non è che possiamo dire tutti quelli che vengono in Italia devono lasciare pure, perché non è possibile. Allora noi dobbiamo invece disciplinare questo fenomeno, nel senso, come ha detto il sindaco, cioè cercare di far venire quelli che sono utilizzabili come lavoratori seri e capaci e escludere quelli che invece vengono o per delinquere, che ce ne stanno parecchi, oppure per sfruttare e per organizzare lo sfruttamento della schiavitù, perché ci sono dei reati che sono stati introdotti in Italia proprio per quanto riguarda la tutela delle persone sfruttate, delle persone straniere sfruttate dai capi di queste organizzazioni. Quindi il problema è di fare in modo, però, che questo proprio quanto sono insieme, che lo Stato sia in grado di disciplinare, cioè impedire non è possibile, perché non si può dire vietiamo perché dentro lo stesso è quello. Ma disciplinare secondo me è possibile, disciplinando attraverso una richiesta nei paesi di origine di garanzie, di legittimazioni che possono dire questo è in grado di lavorare, questo non è un criminale, questo è. Quindi è un fenomeno che non può essere affrontato dal sindaco, anche dal sindaco, ma deve essere affrontato congiuntamente dalle autorità, dal Ministero dell'Interno e dalla Regione, dal Comune e dall'Europa. Vorrei concludere proprio chiedendo a Colletti vista il fallimento della legge Bossi-Fini, che mi sembra che il fallimento sia acclarato, allora se il Movimento 5 Stelle in Parlamento ha intenzione di presentare qualche correzione alla Bossi-Fini o addirittura una legge inedita. Allora sicuramente va corretta la Bossi-Fini, però dobbiamo capire che il problema non può essere solo italiano ma essere gestito a livello europeo, ovviamente. Certo, il problema magari è primariamente italiano perché noi siamo una frontiera, quindi subiamo in prima istanza questo problema. Però dobbiamo anche capire che non possiamo porci in maniera paralista dei respingimenti in mare, come in maniera iperbonista di accogliamo tutti senza distinzioni. Ad esempio potremmo prevedere di far lavorare le ambasciate e quindi fare delle quote d'ingresso attraverso le ambasciate. Quindi facciamo lavorare la ambasciata con il nostro territorio. Esatto. Perché come tutti i fenomeni bisogna porsi in maniera realista. L'immigrazione è un fenomeno che non può essere sradicato ovviamente, però va gestito. E va gestito secondo il buon padre di famiglia, possiamo dire. Quindi però gli accordi devono essere presi ovviamente a livello europeo, perché non può esistere che Malta, ad esempio, non faccia nessuna assistenza alle barche alla deriva, quindi arrivi la Guardia Costiera italiana a aiutare i barconi alla deriva che in realtà sono in acque maltesi, però questo succede perché la Commissione europea permette questo, perché non c'è un'integrazione intergovernativa o interparlamentare a livello europeo. E perché magari noi siamo troppo deboli a livello europeo per porre davvero il problema.
Invece ci vuole una polizia europea. Ci vuole appunto una polizia di frontiera europea, c'è la Frontex che teoricamente potrebbe essere adibita a questo, sebbene non sia una frontiera ma sia solo un'agenzia. Però il problema è di verificare quei paesi che semplicemente se ne fregano del problema, come Malta, come spesso può accadere anche la Grecia, perché la Grecia, scordiamo, può passare moltissimi clandestini pur di levarsi il problema. Ma questo perché la Grecia ha lo stesso nostro problema, è una frontiera verso l'est dell'Asia, quindi il Medio Oriente verso l'Africa. E allora il problema non può essere solo spagnolo, italiano e greco, deve essere anche svedese, finlandese, inglese, anche se non è Schengen, tedesco, perché ovviamente noi possiamo offrire poco agli immigrati, perché la maggior parte degli immigrati in realtà non vogliono rimanere in Italia. Perché anche loro ormai sanno che non c'è sviluppo e futuro in Italia per gli italiani, figuriamoci per loro. Noi siamo solo una porta d'ingresso verso i paesi del nord Europa. E in realtà in Italia magari ci rimangono soprattutto coloro che sono sfruttati e coloro che grazie alle nostre leggi iperpermissive vengono per delinquere. Io spesso parlo con un avvocato rumeno il quale mi dice che in Romania la delinquenza quasi non c'è più, perché i delinquenti davvero sanno che possono venire in Italia, che abbiamo leggi permissive. Perché se succede una rapina in casa in Romania si rimane in galera per 15 anni, mentre qui prima che venga fatto tutto il processo ne basta, vengono fatte una decina di rapine alla stessa persona. Quindi veramente prendiamo quelle che sono le best practice da parte degli altri paesi in termini di prevenzione e repressione e possiamo tranquillamente replicarli anche in Italia. Ovviamente non dobbiamo avere paura di riuscire a copiare quello che c'è di meglio fatto dagli altri. Non ci dobbiamo sinceramente neanche inventare niente, neanche nella gestione dell'immigrazione, dobbiamo ripensarla tutti insieme, perché ovviamente così non può andare avanti. Benissimo, grazie Colletti, credo che con questo suo intervento noi possiamo ritenere concluso questo incontro. Faccio una valutazione personale, ma mi sento di doverla fare. Credo che in questa occasione abbiamo avuto modo di ascoltare degli interventi molto oculati, con provenienti da persone propositivi, per la verità. Dico, abbiamo fatto anche delle proposte concrete. Anche propositivi, e sarei felice se questo tipo di sapere del Movimento 5 Stelle in qualche modo avesse un risalto maggiore di quello che ha. Io con Letti sentito parlare prima d'ora, come dire, mi sono privato di un sapere, perché Colletti ci ha dimostrato di avere delle idee molto chiare, molto precise, oculate e, diciamo, come noi ci auguriamo, anche moderate. E questo mi sembra comunque di grande auspicio. Il professore Imposimato non ha bisogno di mie valutazioni e lo ringraziamo per essere intervenuto, averci dedicato del tempo, e credo che dopo le elezioni potremmo sicuramente riprendere questi temi, perché purtroppo... Io mi permetto di dare qualche... magari. Purtroppo. E quindi se poi il Movimento si avvalesse, diciamo, dell'esperienza e della conoscenza... Alcune cose già ce l'ho tutte, quindi glielo poi ne faccio l'uso che... Facciamo tesoro. Di maestri come il professor Imposimato, credo che tutto il Paese potrebbe giovarsene. Bene, vi ringrazio per essere intervenuti, arrivederci. Scusami, è che online mi chiedono se è vero il dato che hai dato praticamente sull'Ungheria, no? La Romania. Sì. Allora, la Romania bisogna, dipende che tipo di rapina viene fatta, perché ovviamente la rapina, cioè la rapina propria, impropria, rapina mano armata, rapina con minacce, rapina in casa o, no? O fuori casa, al massimo può arrivare addirittura a quelle pene. Grazie.